Buon anno a tutti voi ragazzi, per me questo inizio anno è stato un po' speciale. Io e Veronica abbiamo fatto in modo di trasferirci in casa nuova e siamo stati un pochetto incasinati con il trasloco. Non è stato per niente semplice, chi ha mai fatto un trasloco in vita sua sa quanto è difficile, sia fisicamente che emotivamente. Da oggi inizia un nuovo percorso della mia vita e ho voluto registrare un po' tutto quello che è successo in questi giorni. Vi lascio al video. Ragazzi, ci siamo, sto trasferendo un bel po' di cose. Allora, la prima cosa che vedete è che abbiamo portato finalmente la Tesla nella casa nuova. Abbiamo anche imballato gli oleandri perché, beh, adesso abbiamo una novità dentro casa che vi devo far vedere e quindi per sicurezza lo abbiamo fatto e adesso finalmente abbiamo entrambe le macchine qui. Ora, la Tesla non si trova dentro il garage per un semplice motivo. Il garage è un po' pieno di cose in questo momento, ma vi faccio vedere esattamente il perché. Abbiamo le mattonelle che si trovavano, forse nel video che vi ho fatto si trovavano già qua, dobbiamo spostarle. Ho preso quella che è una casetta da giardino che devo mettere nell'angolo della casa là dietro, se non vi ricordate dove andatevi a vedere il video in cui vi facevo vedere la casa nuova, e lì devo fare una pavimentazione con le piastrelle, quelle da giardino, quindi ci vorrà un po' di tempo. Questi sono i pannelli fonoassorbenti per fare la parete, una delle pareti dello studio, quindi dello studio nuovo. Vedete, sono queste molto famose in legno con dietro il pannello fonoassorbente che rendono l'ambiente un po' più carino. Costosissime che non avete idea, 5 di queste, ne abbiamo prese 5 per ora, solamente 5 mi hanno svenato letteralmente. Ma adesso vi faccio vedere dentro la lavanderia perché abbiamo preso due cose, cioè una portata e una comprata. Ora, 10 minuti fa e quindi ancora è in installazione. Quella è la mia vecchia lavatrice, ragazzi. Ho preso questa asciugatrice qua. Questa è un'asciugatrice smart di Samsung con tutte le funzioni smart di sto cavolo. Però, rispetto alla mia asciugatrice che avevo nella casa vecchia, questa almeno ha pompa di calore a più più più. Mentre, indovinate dov'era la mia vecchia asciugatrice come scala qui? F. Che non c'è nemmeno qui nella scala, eppure era F. Ma era l'unica asciugatrice che potevo montare sopra la lavatrice nella casa vecchia. Qua invece ho lo spazio della lavanderia, quindi stiamo installando questa. L'unica cosa che manca adesso è che, come vedete, questa asciugatrice può essere scelto o il sistema della vaschetta, quindi si riempie la vaschetta e noi dobbiamo svuotare nel lavandino lì, oppure c'è lo scarico. Possiamo scegliere quale dei due. Questo scarico qua andrebbe qui, solo che io adesso devo andare un attimo da Brico o Leroy Merlin o robe del genere a capire come sistemare questo scarico, farlo doppio. Wow, mi ha preso un colpo, ho preso un colpissimo, ti giuro, ho preso un colpo. Mamma mia. Ciao Veronica, benvenuta nel mio vlog di oggi. Che c'è, dimmi? Ah, è pronto da mangiare. Ragazzi, vi devo abbandonare. E adesso se entriamo dentro casa vi faccio vedere la nostra sistemazione, dato che ci siamo ufficialmente trasferiti qui. Ebbene sì ragazzi, perché il fatto che ci fosse già la cucina è importantissimo, perché così abbiamo potuto semplificare il tutto. E vi faccio vedere cosa abbiamo preso per trasferirci qui al momento. Aspettate che Veronica vuole farci vedere una cosa specifica, che è... guardate chi c'è qua sotto. Un altro cane. Charlie, ma hai un compagno? E chi è quello? Oreo, o anche detto Poppy. E non è il nostro cane, è solamente un cagnolino che abbiamo per una settimana. Ho letteralmente due cani addosso. E vi faccio vedere che abbiamo il nostro divano gonfiabile. È comodissimo. Che Charlie, giù. Stiamo ancora cercando di insegnare a Charlie a non salire su. Nella casa vecchia non saliva su, ma qua, essendo che è gonfiabile, lui pensa che sia... ecco. Quindi vi faccio vedere che questo divano possiamo... attenzione Poppy! Attenzione Poppy! Attento! Abbassarlo! È leggerissimo, non vi preoccupate, non pesa niente. E diventa il nostro letto, e quindi adesso stiamo dormendo effettivamente qui. Adesso, ovviamente, a parte l'albero di Natale che già c'era quando ve l'ho fatta vedere la casa, abbiamo la TV. Quindi questa è una TV, quella che avevamo a casa nostra vecchia, da 65 pollici. Come vedete, ci entra a malapena, ma ci entra. Quindi qua l'angolino è un po' al limite e lì è molto al limite. Però sì, insomma, funziona. Che succede? Fate un sacco di rumori. Che succede? Qui abbiamo portato il tavolo di fuori. Vi ricordate che di fuori c'era quel tavolo? L'abbiamo portato dentro momentaneamente perché abbiamo fatto il cenone di Natale. Qui non c'è ancora arrivato il tavolo, quello che va effettivamente qui, e quindi abbiamo portato quello da fuori e per ora lo stiamo usando finché non arriva quello nuovo per mangiarci. Si vede che è da esterno, ma comunque ce lo facciamo andare bene lo stesso per ora. Qui ho i miei due play button che dovrò mettere nello studio, che vi faccio vedere tra poco. E guardate, abbiamo appeso un po' di cose, ma momentaneamente qua sopra ghirlande di Natale e questi che ci sono stati regalati. Un cane viziato vive in questa casa. Questo a sinistra, se ve lo chiedete, invece è un simbolo che ho preso in Vietnam, che dovrebbe significare
portare felicità o qualcosa di simile. Prosperità. Prosperità, felicità, eccetera, eccetera. Ultima cosa che vi faccio vedere qui sotto è questo che è appena arrivato. Questo qua non è uno sponsor, ovviamente, ma abbiamo preso un citofono perché vi faccio vedere. Abbiamo un vecchio citofono, vi ricordate? Il citofono normale, quindi quelli che alzi la cornetta e guardi. Ascolti, scusatevi, perché per guardare invece ci sarebbe questa finestra qua, ma non è che si veda benissimo e io vorrei poter rispondere al citofono anche da lontano. Quindi ho preso questo che va sia con Google Home che con HomeKit, che è in 2K la visuale anche di notte, eccetera, eccetera. Puoi parlare col corriere, aprirgli il cancello, eccetera, eccetera. E quindi lo installeremo, lo faremo installare perché è una cosa forse un po' complicata. Loro due stanno giocando intanto, anche se credo che Charlie non sappia giocare tanto bene. Non lo so. Quindi non saprei, ho fatto un sacco di ricerche, ma alla fine sono capitato su questo, una super mega offerta, l'ho trovato scontatissimo e quindi l'ho preso. Prima, ragazzi, di andare nella casa vecchia a farvi vedere un po' com'è ridotta in questo momento, vi faccio vedere quello che abbiamo portato. E queste sono le mie due scrivanie, quindi questa scrivania qua è quella che probabilmente userà Veronica. Dobbiamo sistemarla per bene e vedere dove poterla utilizzare. Questa è la mia scrivania. Come vedete, con il peso della mia esistenza si è un po' piegato il... come vedete, poco pianale. Però questo è motorizzato, è la mia scrivania che si può mettere in piedi, motorizzata, che si alza tantissimo. E abbiamo portato il mio green screen, che servirà molto presto, e un sacco di pannelli fonoassorbenti in aggiunta a quelli che vi ho fatto vedere in garage. Quindi lì andranno quelli che ho comprato nuovi, e qui sotto tecnicamente momentaneamente metterò quelli che avevo già dalla casa vecchia. Ehi, ma che fate voi due? Ma che fate? Attenzione, beh, si stanno mangiando. Wow, ha fatto un smackdown pazzesco, hai visto però? Ok, bene ragazzi, quindi adesso che cosa manca? Beh, manca ancora un po' di roba, i miei due computer che devo assolutamente portarli oggi, se no non esce il video che dovrebbe uscire oggi, cavi dell'Ethernet, i cavi della TV che la TV è staccata, i cavi di un sacco di cose, e quindi sì, c'è un bel po' di roba che dovremo andare a portare, ma vi faccio vedere com'è la casa ora. Ed eccoci qua ragazzi, nella mia vecchia casa. Come vedete, abbiamo lasciato molte delle cose di arredamento nella casa. Se andiamo da questa parte vi faccio vedere la mia stanza gaming, il mio studio. È stato totalmente portato via tutto di quello che c'era, e sentite l'acustica adesso, cioè è irriconoscibile questa stanza. Guardate che macello di fili che c'è qua con tutte le cose che ho e che possiedo per lo studio. Il fatto di questa casa è che non aveva, è ovviamente fatta negli anni 60, quindi non esistevano far passare nelle canaline cavi così grandi, quindi ho preso un cavo più lungo che ho trovato che supportasse la 5 gigabit e me lo sono fatto passare. Adesso non lo vedete il cavo, ma è passato per tutto il corridoio ed è passato fino al router che si trova lì. Addirittura ne avevo fatto anche un altro sul tetto, quindi come vedete che passa così, questa era la mia vita. Ci ho passato tante avventure, ecco, diciamo, in tutta la casa. Ci ho vissuto tantissimo da solo, ci ho sofferto, ma ci ho anche avuto momenti di gioia. Qui abbiamo passato il milione di iscritti, qui abbiamo passato i 100.000 iscritti. Qui abbiamo gioito per tutte le cose, ho anche disperato per altre, quindi insomma è la vita. Le cose importanti le ho spostate di qua, quindi come vedete è esplosa una bomba qui ovviamente, ma computer principale mio, computer secondario con cui registro, doppi monitor, eccoli qua, tutti i microfoni e tutte le cose che devo portare oggi di là. Oh mio Dio, gli ultimi giorni sto correndo come un pazzo per riuscire a portare le cose, perché sapete, volevo fare con calma, ma giustamente la vita mi costringe a portare tutte le cose che mi servono nel quotidiano, e le cose che mi servono nel quotidiano sono computer e naturalmente letti, robe così, ma quello risolto. Quindi però il computer significa scrivania, tutta l'attrezzatura, un macello. Adesso facciamolo. Pensate che il computer è cambiato da generazione in generazione, con mille schede madri diverse, mille schede video diverse, ma il case è sempre lo stesso. Mamma mia, quanta polvere che c'era nascosta sotto gli elettrodomestici, è incredibile, la scrivania, i cavi, eccetera. È finita, ragazzi. A parte i vestiti, ho portato praticamente tutto, il che significa che devo rimontare tutto dall'altra parte. Però, intanto, è fatta. Veronica! Oh, salve, ragazzi! Ho una sorpresa per te. Dunkin' Donuts! Sono andato in America e sono tornato stamattina. Sì.
Dammi il 5, te lo sei meritato con questo lavoro che hai fatto. Wow! Oh mio Dio! Facci vedere. Sono passato per New York mentre andavo a casa. Allora hai detto, aspetta. Ora ragazzi vi faccio vedere momentaneamente come ho sistemato lo studio. Quindi abbiamo appena portato tutto ed eccoci qui. Ho portato sui pannelli quelli che erano in garage, come vedete. Ma questi pannelli ovviamente non andranno lì perché così stanno oscurando la finestra, che è bellissima, una finestra lunga e stretta così. E andranno ovviamente messi dietro, un po' così. Adesso li ho appoggiati e basta, tanto l'acustica è già migliorata tantissimo, perché come sentite rispetto a come era prima c'è molto meno riverbero, nonostante il tetto sia ancora altissimo e mi devono arrivare i pannelli da tetto pendenti che si attaccheranno più o meno a una certa altezza e che ovviamente eviteranno che rimbalzi il suono anche sul tetto. Ho messo questi pannelli qua dove c'erano già i chiodini per i quadri di prima, che erano quelli di fuori. Ho messo questi, che secondo me fanno tanto, sui lati. E ovviamente questi davanti, perché dovrò fare il video di martedì già subito, immediatamente, e quindi la voce andrà direttamente là e viene un pochino assorbita da questi pannelli. E come vedete ho già messo la scrivania con le cose base che mi servono per registrare i video. Ho fatto un bypass per usare il router di Asus, in modo che insomma posso usare il wifi in quasi tutta la casa, quello dello Starlink. E niente, quindi doppio setup così, manca ancora da collegare il computer di registrazione, ma per il resto più o meno ci siamo, ovviamente è tutto provvisorio, tranne forse la posizione della scrivania che penso sia questa. Poi ragazzi, proprio ora sono arrivate queste due cose qui per lo studio nuovo che non vedevo l'ora di unboxare, quindi eccoci qua. Ulala! Questo ragazzi è un softbox da ben 120. Eh? Una scatola dentro la scatola mi hanno messo. Secondo te che cos'è, Veronica? Una luce, brava! Wow! Questa fa diversi colori, ma solo tra il bianco e il bianco caldo, tra caldo e freddo. Lo proviamo? Proviamo! Ma non penso sia tanto potente, eh! Oh mio Dio! Sei contento? Sì. Sto provvisoriamente montando la luce, finalmente adesso che è arrivata. Mi sa che devi aiutarmi a tirare in là la scrivania, perché lo stiamo facendo. Poi ho visto la qui, sembra quello della Pixar, la lucetta quella che salta. È fatto in due pezzi, non capisco perché è così, perché qua l'installazione è diversa. Guarda, dice uno da inserire lì, ma noi non ce l'abbiamo lì. Ah, li mette diagonalmente, hai capito? Così e così, e poi ci metti l'altro sopra. Voglio piangere. Voglio piangere! Ho entrato quello sbagliato! Entrato nel buco sbagliato! Mi succede sempre. Ok, è entrato! Oddio, questo è tipo impossibile, eh? Sì, vedi, non... Eccolo! Veronica! E finalmente ce l'abbiamo! Ceditemi voi! Oh! Sei pronta a cotesta emozione? Vai! Ce la fai? Forse. Ma che cagata! Beh, se posso permettermi un pugno nell'occhio, ma comunque. Ce l'abbiamo fatta! Nonostante il piedino sia provvisorio, sembra tenere. Stai attenta, chiudi gli occhi, eh? Là, è giorno, eh? Vabbè, ma non è che deve essere bello, deve essere funzionale, eh? Scusa, che problema c'è? Brutto, è gigante? Adesso perché è così basso, ma dopo sarà meglio, penso. Ok. Comunque una cosa che tu non hai provato è la mia nuova sedia da gaming. Me l'ho vista però. Però non l'hai provata. Com'è? Carina, un po' a dondolo. Sì, a dondolo. Sarà una delle mie tre sedie. Una è questa, una è lo sgabello quando la scrivania è in piedi. E la terza è la sedia da gaming normale. Posso aumentare... è diretto! Wow! Molto veloce! E anche ovviamente la temperatura, fichissimo! Lo studio momentaneo è finalmente semi pronto. Quindi ho collegato finalmente il secondo PC. E comunque non so se sapevate in generale come funzionava il mio setup, ma qua c'è il computer di sotto con OBS e qui è il computer con cui invece gioco. Quindi io praticamente ho la telecamera lì, che adesso è nero su nero quindi fa fatica a vedere, e questa mega luce ora. Quindi io cosa devo fare quando voglio registrare? Accendo la telecamera, momentaneamente questo è il funzionamento, e come vedete io compaio improvvisamente lì. Adesso lasciate stare che devo aggiustare un attimo il green screen.
screen che forse devo tirarmelo e un po' magari sulla destra. Ecco. E come vedete adesso ho un'immagine a green screen. Io ora, grazie a questa nuova luce, posso semplicemente aprire l'app così. E guardate un po' la differenza poi. Posso scegliere la luce che si connette in automatico subito e accenderla. E boom! Sono perfettamente illuminato. Fantastico. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, che è quello che abbiamo fatto di sotto. Quindi abbiamo sistemato la lavatrice asciugatrice, che è esattamente qui. Eccoci qua. Oh, salve! Una Veronica selvaggia. Cosa stai facendo? Catturato una cimice. Beh, comunque, guardate qui, abbiamo messo in funzione lavatrice e asciugatrice adesso. Quindi come vedete stanno funzionando entrambe contemporaneamente. C'è l'asciugatrice che asciuga e che lava la lavatrice. E ho preso questo sistema qua su Amazon, che è costato poco, ma sembra tenere. Un po' strana l'installazione, ma vedete c'è lo scarico dell'asciugatrice di qua e lo scarico della lavatrice di là. Ma c'è una cosa di salvataggio lì in mezzo, in modo che l'acqua di scarico della lavatrice non possa andare dentro quella, dentro l'asciugatrice in pratica. Quindi siamo a posto, è al sicuro qui la storia. Uno dei due ha fatto la pipì sul mio pannello fonoassorbente. Chissà chi è stato. Chi è stato? Chissà chi è stato. Sembra quasi un alieno. Chi è stato? Oggi ragazzi stiamo montando la dispensa. Quindi questo è il primo dei quattro cassetti che dobbiamo fare. Spero che vi piacciono. E fatto! No, non l'hai fatto, mancano le due manine. Mancano solo le due manine. Finita la dispensa. La disposizione, Veronica, non sarà questa dei mobili. Dovrà essere quell'angolo così e qua niente. Sì. Guardate qui, abbiamo portato con la Tesla le mattonelle che serviranno per la casetta degli attrezzi lì. Abbiamo preso anche i sacchi di sabbia, così dovremo fare tutto il lavoretto. Solo che oggi purtroppo piove. Ciao! Mai avremmo potuto farla male. No. È un perro questo, un perrito edile che ti aiuta. Perrito. Attento sopra la scala. Allora, pronto? Adesso quello. Ragazzi, altri pacchi ancora. È arrivato finalmente il piedino serio per la lampada, per la luce. E un'altra luce speciale. La batteria è molto scarica. Oh mio Dio. C'è lo schermo, guardate qui. Lo vedete? C'è uno schermo che ci indica e ci dice esattamente le impostazioni sul momento. Quindi adesso è al contrario. È una spada laser questa. Wow! Questo era solo il 50% di intensità. Adesso... Oh mio Dio, guardate, posso completamente gestirla in RGB. Candela, ok. Cop car. Oh mio Dio, ragazzi. Ok, parti, adesso ho capito, guardate. E quindi ti fa questo effetto. Si spegne da che giardi. Ok, occhio alla grondaia, quindi abbassate o andate a destra. Ok, perfetto. Lai? Oh. Ed ecco qua ragazzi, fatto. Guardate che bello. Non l'ho preso enorme, l'ho preso piccolino. Però per far stare tutte quelle piastrelle che erano sempre in mezzo. Questi due in realtà neanche servono, potrò toglierli. Servono solo per il codice colore della casa, insomma. Idropulitrice. E qua ci metterò un piccolissimo rasaerba, tosaerba per quelle cose lì, insomma, che devo fare. Ma comunque. Bene ragazzi, ora grazie al fatto che abbiamo appena montato la casetta, guardate un po', finalmente riusciamo a mettere entrambe le macchine in garage. Entrano e abbiamo deciso di mettere la Tesla da questa parte, perché così riusciamo ad aprire meglio la porta della lavanderia, perché la Porsche è troppo lunga e non riuscivamo ad aprirla. Ancora qui metteremo una di quelle gomme per evitare, insomma, che vada a sbattere contro la Tesla. Però finalmente adesso c'è un'apertura in cui qualcuno può effettivamente entrare e passare, mentre prima non era così. E anche questa porta, nonostante la Porsche, si riesce ad aprire. Ora c'è un sacco di spazio qui ancora, quindi io tecnicamente potrei parcheggiarla un po' storta forse, ed evitare questo
Ok. Ecco, vorrei evitare un giorno di sbagliare la manovra magari e poi quando andiamo ad aprire, pum. Bene, sono tutte e due al sicuro. Ebbene ragazzi, anche nello studio ci sono tante novità. Beh, la prima cosa che salta all'occhio è questo tappeto, che sì, può piacere o non piacere, pensavo fosse un pelino più carino. Forse me ne sono poco pentito, ma d'altronde non è così male, è stato fatto su Etsy a mano da una piccola azienda, quindi comunque sono abbastanza contento. Il tappeto è fantastico, dico il design, ma in ogni caso abbiamo messo questa bellissima asta. Adesso l'abbiamo sistemata un attimo così, sistemata sicuramente molto più stabile di prima. Allora ragazzi, noi adesso andremo a fare la dispensa. Ora, come vedete, la dispensa è già dispensata, tutti i mobili sono già stati installati, ma quello che volevo fare, la mia idea era mettere le luci LED. Ora vi spiego. Ho comprato 6 di queste luci LED sottilissime USB. Ora il problema è che ovviamente ci sono questi pannelli qua e io vorrei mettere le luci LED dentro questi armadi e quindi illuminare bene i prodotti, che secondo me cambierebbe l'effetto da essere semplicemente dei mobili un po' così ad essere dei mobili molto più belli. Con il sensore di movimento, quindi quando entriamo in dispensa dalla porta, pam, improvvisamente si accende tutto e deve essere molto molto bello. Ho comprato tutto, ma adesso dobbiamo con il trapano fare i buchi proprio sotto le mensoline, così da far passare i LED da una parte all'altra. E fidatevi, l'effetto sembra molto molto bello. La prima l'ho messa. Vuoi vedere? Vediamo. Wow! Eh? Bellissimo! Non è male, poi immaginalo con tutto. Ah, ci picchia, non sta venendo per niente male, eh? Quindi lì e lì, quei due box lì, ci metterò un altro tipo di luci a faretto, perché purtroppo sennò le strisce LED non può funzionare. Però manca ancora là sopra. Ed ecco fatto! Veronica è fatta! Ta-daan! Bilu, mi piace tanto Bilu. E ragazzi, ecco fatto! Ancora ci mancano le cose della dispensa, ma come vedete siamo riusciti a finirlo. Ora, l'uniche cose che devo sistemare, ovviamente prendendo nota dei buchi che devo metterci i faretti, ma è quella striscia centrale che si intravedono un po' di fili e devo sistemarla con un'altra soluzione che ho trovato. Ma per il resto, ovviamente, queste sono luci smart, quindi adesso l'abbiamo solamente messo qui, ma c'è il sensore, quindi quando entriamo nella stanza si accenderanno. Ma ovviamente noi possiamo anche andare semplicemente nell'app e abbiamo dispensa, quindi io posso staccare le luci e riattaccare le luci. Come vedete ci mette un secondo, ma si accendono tutte e guardate che bello, era proprio la mia visione questa, perché guardate solamente questo chili con carne come viene rappresentato, bellissimo. Ho anche questi sughi, roba a caso che avevamo in dispensa, però per dire, fa un effetto diverso ai prodotti. È bellissimo perché sembrano tipo un supermercato di lusso. Non lo so. Comunque ancora un po' di fixettini vanno fatti, ma sì, ha preso forma.